siamo di nuovo tornati insieme. C'è ancora del tempo da trascorrere qui ad Angoli e ancora una volta vi ricordo la nostra mail. Continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. E andiamo subito a conoscere l'ospite che sarà con noi in questa seconda parte. Io ritrovo con davvero molto piacere Fabrizio Settegrani. Ciao Fabrizio, ben ritrovato, è passato un sacco di tempo. Ciao Dolores, veramente, veramente. Era ora di rivedersi. Un po' che ci messaggiavamo, dovevamo venire poi. E poi ce l'abbiamo fatta finalmente. Senti, innanzitutto come stai? Benissimo, grazie. Per fortuna stiamo bene tutti quanti, tutta la band. E questa è una cosa importante. A proposito di band e a proposito di star bene, c'è un bel progetto, un bel video e un bellissimo brano da ascoltare. Se sei d'accordo, lo ascoltiamo subito e poi partiamo da lì. Che dici? Con piacere. Va bene, vai regia. Che questo giorno sta finendo e mi vuoi lì con te. So che mi parli, ti sento assai nei sogni, che cerchi di raggiungermi da lì. Ma non così importante il nuovo brano dei Settegrani. Fabrizio, che bello! Grazie, grazie mille. Senti, questo titolo così importante racchiude tantissime cose, credo, perché il testo, le immagini raccontano di tante emozioni, di tante situazioni. Ci porti un po' in questo mondo?
Beh, sì, è una canzone proprio dedicata a chi in questo momento non è con te. Quindi, tra l'altro, è una canzone che ho scritto diverso tempo fa e che durante il lockdown a marzo, suonando così come in questo momento, che magari posso avere così la musica in testa, mi è riscaturita. Cioè, ho detto, cavolo, ma ho una canzone che proprio sembra scritta adesso. E così è stato, l'abbiamo rivisitata, riarrangiata e poi abbiamo avuto questo grande affetto di tantissimi amici, fans, personaggi artisti con cui collaboriamo. Quindi è come se ci è arrivato l'affetto che noi abbiamo dentro questa canzone, ci è tornato, ecco. Ecco, e tra l'altro, guarda, Fabrizio, mi fa piacere sottolineare questo aspetto perché anche con l'ospite prima di te, si è sottolineato come il periodo del lockdown, per lui come anche per te, ora me lo stai confermando, in realtà ci sia stata una vena creativa, artistica, insomma, di tante cose belle che poi sono venute fuori. Sembra strano perché in un momento di sofferenza, di chiusura, ci si immagina che la nostra mente, ma soprattutto il nostro cuore, magari rimanga soffocato. E invece sono uscite delle cose molto Ma belle. sai, la musica è una cura, no? È una medicina, è un modo per stare bene con se stessi, per far stare bene anche gli altri. Quindi momenti così drammatici, almeno diciamo noi musicisti, o comunque chi si occupa di arte in generale, ha una valvola di sfogo, se vogliamo, che può essere anche un modo per costruire e rinascere, diciamo, no? E infatti sono assolutamente d'accordo. E Fabrizio, nella tua arte, che abbiamo ascoltato davvero con grande piacere, se non sbaglio però c'è anche una tua grande attitudine, verso le immagini, perché a te piacciono anche, immagini pittoriche, cose di questo Sì, tipo. E quindi vedere che mi dietro di dici di me. questo? Sono inondato di mari, cieli e lune. Certo. È un bisogno proprio di. Come scegli, Fabrizio, queste chicche, insomma, queste immagini che ti trovi intorno nella tua memoria, nei tuoi occhi, per poi costruire dei brani come appunto quello che abbiamo ascoltato? Ma sai, non è che scegli, sono sensazioni, sono momenti dove riesci a concentrarti ad avere quella particolare scintilla che ti fa aprire, no? Si tende la musica ci fa aprire, quindi quando scrivi una canzone, quando devi scrivere delle parole, inevitabilmente devi aprirti, quindi devi lasciare uscire quello che è dentro di te, ecco, sostanzialmente. Fabrizio, abbiamo visto nel video tantissime collaborazioni, come tu hai citato, di colleghi, musicisti, artisti, ma anche di tante persone che hanno in qualche maniera voluto raccontarsi, perché è stata per loro, credo, una bella occasione. Quindi tu come hai ricevuto tutti questi contributi? Il tuo cuore che Ma cosa ha guarda, sentito? abbiamo fatto girare un messaggio chiedendo a un po' di persone e devo dire che molti hanno proprio apprezzato tantissimo questa canzone. Perché attraverso questa canzone hanno potuto anche loro rivolgersi alle persone che gli mancano. Quindi, e poi, tra l'altro, il video l'abbiamo fatto uscire la sera di Natale. Quindi è stato un regalo che ci hanno fatto noi, tutte le persone che hanno contribuito a farlo, ma che a loro volta hanno fatto loro con tutte le persone che volevano salutare, che con questa canzone hanno ringraziato e salutato da lontano, diciamo. Quindi, veramente è stata una magia questo incontro. Senti Fabrizio, in questi 2 ultimi minuti mi faccio un po' i fatti tuoi, tanto non Dimmi. puoi dirmi di no. Dimmi. Senti, c'è qualcuno che ti manca, che ti è mancato? Ovviamente non, cioè, non voglio il nome e il cognome, ma cioè, come è uscita questa grande onda di emotività, significa che in tutto questo periodo di lockdown e anche ora, insomma, di difficoltà che non sono del sì. tutto concluse. Tu hai sentito davvero la mancanza di qualcuno, di qualcosa? Poi ti aiuto, può essere anche il pubblico. No, beh, sicuramente, beh, ho avuto la mancanza sicuramente affettiva sia del pubblico che anche diciamo proprio dell'affetto caro, ecco. Certo. Quindi la canzone sicuramente era un bisogno che avevo io e che poi è stato condiviso da tanti amici. Quindi
Bene, quindi sarà uno spunto per continuare a scrivere, per poi arrivare davvero a donare tutto appena sarà possibile e ripartire a fare musica appunto condividendo con gli altri? Assolutamente, noi non ci fermiamo, anzi, quando si potrà avremo l'energia che non abbiamo potuto esprimere in tutti questi mesi. Sarà bellissimo. Sarà ecco, un'esplosione, assolutamente. E noi saremo qui per raccontare anche quello. Con questo io saluto e ringrazio Fabrizio Settegrani. Da qui in poi, insomma, messaggiamoci più frequentemente, soprattutto vieni più frequentemente a trovarci ad Angoli. Ciao Fabrizio, volentieri. A presto. Ciao Dolores, ciao a tutti. Ciao, grazie anche a voi per essere stati con me. Torno domani, c'è l'informazione.